direttamente sul fenicotter in rosa. Mi sono diventati grigio top. Potete vivere, potreste vivere benissimo col cibo, con l'olio, con l'agricoltura, con la pastorizia, con le vostre pecore, non quelle della Romania, porca puttana. I gotta swim it. I swim it, everybody. Guarda, abbiamo anche la giuria sul primo piano. Guarda quello lassù, fantastico. Ma vieni giù, cosa fai? Mi ha chiuso la tintoria, non c'è più una camicia. Andiamo dal tappezziere e te la facciamo mettere, vieni. Signori, questa è una città. Io non so cosa sono diventato, non sono più, non so più chi sono. Un ex comico, un politico, non lo so. Mi hanno preso sul serio, io scherzavo. Cosa si sta a dire? Che fino a ieri io ero Goebbels, un nazista, e mi esprimeva grugniti, mi hanno offeso il capopopolo, il pifferaio magico, il populista e il demagogo, e fino a ieri. Questo movimento che è nato dal basso, dai meetup, da ragazzi che si incontravano nei bar, a gestire un po' la città, a cercare di parlare di problemi, di acqua, di traffico, di mobilità, di wifi. Tutta la Sardegna, porca puttana, è stata cablata al 99%, 95% di tutti i comuni in Sardegna. Avete la fibra ottica! La fibra ottica avete! Sagasamuto, dai, su, no, malure, tu casamuto! E non avete però gli svili, no, di nodi, perché c'è questo monopolio della Telecom. Potreste essere avanti 20 anni a tutti. E qui manca la connessione. Manca la connessione, quindi manca l'informazione, manca la conoscenza, siete indietro 20 anni perché vi hanno costretto a essere indietro 20 anni. E allora si può cambiare un attimo, porca italiani! Sordi! Sordi! Io sono venuto, ho fatto delle battaglie pazzesche qua! Con Gavino Sana, Gavino Sale, quello che c'ha un centimetro di fronte, fa paura a guardarlo. Ha preso una manganellata da un poliziotto, ha spaccato in tre il manganello, una testa pazzesca. Siamo venuti quando stavano pignorando e mettendo all'asta migliaia di agenti, con delle conseguenze incredibili. Questa è una terra che potrebbe vivere di cose meravigliose, ve lo dico di nuovo. Sole, antiche, allora avete la cultura, avete il turismo. Avete il sole, avete migliaia, avete il vento! Voi ci mettete il vento e le multinazionali tedesche ci prendono il grano! Ma dovete capire che bisogna... Da chiunque, con Fabrizio De André, andavamo in giro per Pastore, è una cosa, trovi gente altro che Benigni con la Divina Commedia! Dei geni, degli scultori che fanno parlare le pietre! Cioè, ci sono delle persone straordinarie, dei pittori, delle cose! Ma cazzo! Perché avete... Sapete perché siete... È la grande novità. Questo è un discorso che parte da 6-7 anni fa, di un lavoro fatto in rete. È un'idea il Movimento 5 Stelle, non è niente. È solo un'idea di democrazia cominciata dal basso. Noi vogliamo far entrare un paio di ragazzi, non so se riuscirà... Allora abbiamo bisogno di pensare, questa è una rivoluzione non politica, non vogliamo sostituire un potere con un altro. Guardate che è difficile, questa è una rivoluzione culturale, di cultura, di pensare in un altro modo, come si comunica in una città così. Qui sono partite idee meravigliose, idee di mettere in contatto il cittadino meravigliose, e quando c'è una cosa che è intelligente, non c'è più destra o sinistra, c'è la cosa intelligente. E allora basta, sono morti, lo sanno. Sono morti, adesso i morti parlano bene di me. Sono io che devo essere esorcizzato, ma sanno che non hanno più scampo, fanno i sondaggi, noi andiamo sempre più su, e tutti che si stupiscono che il Movimento 5 Stelle va su, ma andrà sempre più su. Noi non vogliamo il 20-30%, noi vogliamo il 100%, guardate che noi stiamo facendo così, trovati tutti incensurati, guarda, un miracolo, sono tutti incensurati. Non prendiamo soldi, è questo che li fa impazzire questa gente. Sono impazziti perché noi siamo arrivati a questi risultati senza soldi. Quanto avete speso come campagna? 200 euro, avete scialacquato. Pensavo qualche cosina a me. 200 euro.
Cioè, ma è così. Abbiamo rifiutato due anni fa le regionali. Il primo imballaggio, il secondo imballaggio. Abbiamo da fare una rivoluzione di pensiero, non di politica. Allora adesso parlano.